PvP naturalmente, perché a noi i PvP piacciono tanto. Beh, assolutamente sì. Sì, noi siamo amanti dei PvP perché non sono, perché i Protoss non sono una razza OP. Non giudicare le razze altrui, devi rimanere imparziale. Ma io sono imparziale. Immaginati se non lo Sei fossi. Eccoci qua. uno zerg, come fai a essere imparziale? Eccoci qua. Allora, in basso a sinistra il nostro caro Giorgione, che ha portato i Doha sull'1-0 battendo, come abbiamo visto prima, con un bellissimo proxy Stargate il suo avversario. In alto invece il giocatore dei Fortwin, sono riuscito a ricordarmelo. Non so se pronunciarlo Strawhorto o Strawhorto lo chiameremo. Spero si pronunci bene. Trawot. Strawhorto. Allora, vabbè, pilone 9 per entrambi i giocatori, tutti e due dietro la linea mineraria, ormai è consuetudine. Chissà il nostro caro Giorgione cosa te cercherà di fare di cattivo, Cresi. Chissà cosa cercherà di fare No, di no, cattivo. mi è piaciuta quella sondina che è andata in giro dietro la linea mineraria della Natural per controllare chissà cosa. Un po' troppo Ma presto. per controllare eventuali scherzetti Sì, ma boh, un po' che i troppo Protoss tra presto. di loro tendono a farsi. Infatti, adesso abbiamo visto che anche il giocatore di Fortwin è andato negli angoli più bui della mappa. Ecco che le due sontine che si scontrano. No, non si sono scontrate, si sono appena guardate, ma di Sì, solito si sì. danno lo stampino, questa volta no. Vai, batti 5. Ma che cosa 5-5. batti 5? È andato addirittura in terza a vedere se il Sì. nostro caro Giorgione aveva piazzato qualche trappolina. Molto probabilmente avrà visto lo streaming Sì. precedente. Un altro doppio gas da parte di Giorgione, mentre il nostro avversario rimane monogas. Sì, sai, però Intanto quando un bella la. Protoss fa doppio gas può voler dire tu, eh. Intanto ringrazio Centurion per i complimenti sulle canzoni. Non so che canzoni stiano ascoltando loro in questo momento, visto che ci sono 2 minuti di ritardo. Sì, Intanto comunque, passo For pilone. the Swarm, direi, ha visto tutto quello che ha fatto Giorgione. Giorgione Sì. sta guardando tutto quello che ha fatto, diciamo, il Uno nostro scout alla pari, caro diciamo. scout alla pari. Nessuno riesce a capire cosa l'altro vuole fare. Si stanno scoutando veramente, veramente tanto. Mentre Intanto la seguiamo adesso la sondina, sondina di ecco, Giorgione. che si ferma. Cosa vorrà fare la sondina Chissà che. marocchina? Molto probabilmente un piloncino. Sì, Ma così. direi che Giorgione in questo momento sta evocando uno Zelota ed entrambi il Mothership Core, anche se Strawhorto con il Mothership Core è molto più in vantaggio. Sì, intanto Arriva adesso lo Zelota di Strawhorto che Strawhorto molto ha già lo probabilmente. Zelota, sì. Ma non ha visto la sonda. No, Strawhorto Non ha. andrà a espandersi, attenzione. E probabilmente anche Giorgione ha visto la sondina. Cosa vuole fare? Dai, sondina, dici cosa vuoi fare. Dici, sondina. No, non Dai, ce lo picciala, dice. Intanto sondina. vediamo che Niente, non ce con l'ho lo io. Zelota sta andando leggermente a pushare. Zelota contro Zelota, armi alla pari, Cresi. Inquadra Attenzione, attenzione. l'armi alla pari, Sì, sto vediamo inquadrando, che in però questo adesso momento arriva lo il. Zelota sta piano piano facendo danni. Sta cercando di andare a vedere Giorgione cosa sta facendo. Sta cercando di portarsi via una sonda. Una ci riesce, ma una sola. Quindi direi un danno non proprio, proprio buono. Attenzione, direi più che altro Doppia robo un. per tutti e due. Doppia robo, però se Giorgione non ha in mente qualche scherzetto, cosa che ovviamente ha fatto il nostro caro Giorgione quassù, Crazy, Sì, quassù. sicuramente sarà un. Ma No, devo che direi disabilitare i forse una missili. frigate robo. Sì, Sì, una le devi frigate disabilitare robo. quando casti. Eh sì. Spartan, stiamo. Non so se vedi cosa stiamo castando.
Intanto vediamo che su nell'area di Giorgione, su nell'area di Strowhat, Giorgione Però sta non ha molto. praticamente. Eccolo! Ma Bene! non è che possa fare molto. No, ma intanto dà fastidio! Dà fastidio e vede che l'avversario si è espanso. Vede Sì, che quando l'avversario si perdo è il mana core. espanso. Ok. Non lo perde, non perde il Mama Core fortunatamente, continuando ad evocare. Direi una trigger robo standard, quella di Sì. Giorgione. Leggermente più avanti rispetto al suo avversario, poiché praticamente non ha espato, ma ha meno sonde. Ha meno sonde. Tanto vediamo che l'altro si accorge di tutto, ma ormai era chiaro. Stanno praticamente arrivando anche gli immortali in questo momento. Là, Adesso Giorgio. Strowhat sta tirando giù addirittura il Twilight Council. Sta tirando giù il Twilight Council. Chissà cosa vorrà fare. Giorgione sta aspettando il suo immortale. Un altro pilone fatto. Uno warp da parte di Strowhat che evoca un altro Attenzione, arriva Stalker. tanta roba. Arriva molta, molta roba. Non ha più il Mothership Core. Tutta quella, diciamo, non ha più il Mothership Core. Il Sono tutte Mothership le Core arriva, sonde. attenzione, pulla tutte le sonde, pulla tutte le L'immortale cosa fa? sonde. L'immortale potrebbe cadere, l'immortale potrebbe cadere, al momento non cade, è caduto l'immortale, ma stanno arrivando altri zeroti. Direi che Giorgione in questo momento può essere seriamente, Non ha forse in molto. vantaggio, attenzione, via le sonde, sta cercando con, diciamo, questi zeloti di andare a caccia dell'immortale. Tankato ovviamente tutto dai. Attenzione, sta warpando zeloti su zeloti. C'è un altro immortale che è arrivato. Giorgione non warpa praticamente più niente. Buona, vediamo l'amico. Attenzione, questi zeloti che cercano di andare a prendere l'immortale. Lui sta cercando di Attenzione, salvare attenzione, l'immortale. l'immortale Se potrebbe l'immortale è cadere. caduto, caduto l'immortale. Attenzione, questo immortale sta facendo dei seri, serissimi danni. Anche Vediamo che in quattro questo momento crow ha questo. perso. Ne ha perse veramente tante, ne ha perse veramente tante. Giorgione sembra non volesse arrendere, addirittura si è espanso. Però direi che Strowhat in questo momento, addirittura ora punta su uno Stargate. Direi che Rimane Strowhat in questo comunque momento è comunque indietro è un po' comunque. indietro, è un po' indietro Giorgione, è un po' indietro, anche se diciamo ha un po' recuperato. Buonissima la difesa di Strowhat. Giorgione in questo momento sta puntando su uno Stargate. L'altro è senza Mothership Core, direi che deve rimediare il prima possibile, mentre Giorgione già lo ha rifatto, ma l'altro ha già una seconda espansione ed un numero di sonde maggiore. Attenzione che Ha Strowhat in 920. questo momento. Sì, in questo momento Strowhat sta passando praticamente all'attacco. Sta passando all'attacco. Attenzione, se la sta prendendo con il Nexus. C'è un Mamma mia. immortale, non ce la fa, addirittura due immortali. C'è qui praticamente un observer, Crazy, diciamo, riprendo io il controllo, Sì. riprendo io il controllo, forse è meglio. Cerca di seguirmi per far vedere che cosa sta facendo. Attenzione, sta puntando a un Oracle. Puntando a un Oracle, Strowhat in questo momento, con tutti gli Stalker che ha, forse non è la scelta migliore. Attenzione, cacco, come lo si chiama? Un Dark Shrine per Strowhat. Direi che in questo momento sta cercando in tutte le maniere di riprendersi il punto per il suo clan. Observer su Observer, ha visto l'Observer dell'avversario. In questo momento sta cercando di Intanto andarlo parte il a. prisma. Parte il prisma praticamente per di Strowhat. Attenzione, vorrà molto probabilmente evocare dei Dark Templar, ma ci sono Ah, con la comunque sondina. dei. Accidenti. È partita la sondina di Giorgione, male. Perché non avrà niente per. Non avrà nulla per vedere i DT. No, ma c'ha l'Observer, eh? C'ha l'Observer. Eh sì, ma l'Observer l'ha mandato in. Ah, ecco, ne è uscito un altro. Ne è uscito un altro di Observer, ma lo sta mandando lì da un'altra parte. Attenzione, vediamo che comunque. Ah no, lo manda Quei. insieme all'esercito. Quindi bene. No, buona la strategia di Strowhat che praticamente manda un DT da una parte, un DT dall'altra, sta Sì. splittando tutto, sta arrivando in questo momento l'Oracle, ma si potrà chiaramente difendere il nostro caro amico. Attenzione, arriva il Dark Templar in base, arriva il Ah, Dark già due. Templar in base.
È arrivato il Dark Templar in base, che sta facendo bambassa di tutte le sonde di Giorgione, ne sta ammazzando una a colpo, ne sta ammazzando una a colpo, ma attenzione che ormai sta per arrivare anche l'Observer, ma il nostro caro amico Strowater sta quasi per riuscire a risolvere la situazione, riuscire a risolvere, ha perso 8 sonde Giorgione, male male male, perché 20 sotto. Anche dall'altra parte buona la reazione di Strowot, che in questo momento è già riuscito a mettere anche la terza base. 16 sonde perse, 16 sonde per 17 addirittura. Ora vediamo che questo Dark Templar sta facendo il bello e il cattivo tempo, e con questo Oracle praticamente 21 sonde perse, 21 sonde perse, sta cercando di fare dei bei danni. Comunque direi che attenzione, c'è una un blink da parte di Strowot, 22 sonde perse per Giorgione. È stato completato blink per quanto riguarda gli stalker di Strowot, che in questo momento stanno piano piano andando a cercare di fare più danni possibili. Attenzione, Strowot ha messo addirittura un a Templar Archive, mentre Giorgione sta puntando sull'air. Mentre Giorgione sta puntando sull'air, in questo momento c'è l'Observer, ovviamente non visto, a parte gli altri tanti, tantissimi stalker, però direi che... molti stalker... dovrebbe reggere, ha veramente molti zeloti che possono tankare i danni, attenzione! Poco al completamento del più uno, arriva il blink... Gli ha droppato in base ai zeloti. Altre sonde perse. Direi. No, cosa sta facendo? Si prenderà un po' quello. È in confusione ormai, George. Tenterà il tutto per tutto attaccando. Ma non c'è niente da fare. Ecco un altro DP. Vai avanti un attimo tu, Crazy. Ecco, vediamo l'attacco di Giorgione, che potrebbe essere l'ultimo attacco. C'è anche un leggero lato. Questo è Masa, sei tu? Ok, niente. Adesso Giorgione può solo provare ad attaccare e sfondare. Non c'è ma le possibilità per il nostro Giorgione nazionale sono veramente grandi. Direi. Direi un proprio un bel... No, ha giocato veramente bene. Sì, ha tentato un bel base trade, ma direi che per Giorgione non c'è niente da fare. Arriva il GG da parte di Giorgione, Strowot riesce a riprendersi il primo punto per la sua squadra, 1-1. Buon game da parte di Giorgione, ma con quel Kittrigate Robo non andato in porto, era difficile che recuperasse. Sì, bueno, però comunque non è stato malvagio il push iniziale di Giorgione, è stato molto bravo il nostro avversario a difendersi. Vabbè, ora un po' di musica e intanto cercheremo di scoprire chi è il prossimo Doha a tentare di portare a casa il punto. A dopo. Ciao.